Ciao, sono Erika, benvenuta in questo video. Sono insegnante di Pilates certificata e fondatrice di ericapilates.com, dove tengo corsi di Pilates online per chi ha poco tempo per allenarsi. In questo video voglio parlarti di una cosa molto speciale. Ricevo infatti spesso numerose email dove mi viene detto: Erika, io purtroppo non riesco proprio ad allenarmi neanche 20 minuti al giorno perché non ne ho tempo. E ti dirò, il tranello del non avere tempo affascina sempre molto anche me. Ma ho deciso tempo fa di farmi un piccolo esame di coscienza per capire se era veramente quello il problema che non mi consentiva di dedicarmi a tutto ciò che desideravo. Ovviamente con un lavoro da gestire, una famiglia da gestire, una casa da gestire, non è sempre facile e lo capisco perfettamente. Con questo piccolo esame di coscienza mi sono resa conto che la maggior parte delle volte il dire non ho tempo è un po' una scusa. Infatti, al di là degli impegni veri e propri di lavoro, di cura della famiglia, di gestione della casa, mi sono resa conto di perdere un sacco di tempo in attività che non arricchiscono la mia vita, come per esempio scrollare Facebook e Instagram, guardare video a caso su YouTube o perdermi davanti a un telefilm. In realtà, chiariamolo, non è fondamentale sempre doversi occupare di cose che arricchiscano la nostra vita costantemente, ma non dobbiamo neanche lasciarci trascinare da queste piccole accortezze, da queste piccole attività che in realtà possono rubarci davvero tanta energia e tanta attenzione. Quindi, come fare per riuscire a trovare questi benedetti 15-20 minuti per allenarti ogni giorno, visto che fa così bene alla tua salute? Qui la soluzione potrebbe essere alzarsi 20 minuti prima al mattino. E sì, lo so, sono una dormigliona anch'io, quindi se ti stai già dicendo no, assolutamente per me il fascino del piumone caldo è una cosa irresistibile, ti capisco. È anche vero però che per ottenere dei risultati bisogna fare un piccolo sforzo, e se ciò che hai sempre fatto nella tua vita non ti ha dato i risultati che speravi, allora bisogna cambiare proprio la prospettiva delle cose. Ho deciso quindi di farti capire cosa significhi quello che di cui voglio parlarti, ispirandomi a una storiella che ha raccontato Andrea Giulio Dori nel suo libro Riconquista il tuo tempo. Immagina di avere davanti a te due schermi. Apparentemente mostrano la stessa immagine, una persona che dorme in un letto e dorme profondamente. Ti rendi conto che questa persona sei tu. Ora concentrati sul primo schermo. Vedi che inizia a suonare la sveglia, sono le 7, e tiri fuori la mano dal piumone, pesantemente spegni la sveglia e ti riassopisci. La sveglia ricomincia a suonare e tu però ormai ti sei riaddormentata, e quando ti rendi conto che insistentemente questa dice ehi, è ora di alzarsi, ti rendi conto anche che ci picchia, si è fatto tardi, e quindi salti fuori dal letto già in preda all'ansia, ti cambi, ti vesti, bevi un caffè veloce, al massimo mangi un caffè, prendi i bambini, via scuola, via lavoro, inizia tutta la tua giornata di corse. E ovviamente la sera arrivi così stanca e così stressata che chi ha voglia di tirare fuori il materassino? Ora concentrati sul secondo schermo. Suona la sveglia, la spegni e conti 5, 4, 3, 2, 1. Salti fuori dal letto. Non dai tempo al tuo cervello di dire ancora 5 minuti. E ti vai a preparare, bevendo il tuo bicchiere d'acqua calda che ti rigenera. Vedi che hai già preparato in sala o nella tua stanza preferita il materassino e l'abbigliamento per l'allenamento, quindi ti cambi e inizi i tuoi 15 minuti di Pilates morning routine. Riconosci che all'inizio non è stata una cosa semplice e automatica, ma ti sei resa conto che andando avanti hai ottenuto e riscontri sempre di più questi tre benefici. Fare una Pilates morning routine rimette in circolo le tue energie e così ti senti subito attiva, sveglia e pronta per affrontare al meglio la tua giornata. Nonostante 15 minuti possano sembrare pochi, l'attività costante ti ha fatto rendere conto che il tuo corpo sta magicamente cambiando forma e consistenze.
ti senti felicemente a posto con la tua coscienza, perché sai che hai già chiuso all'inizio della giornata il cerchio del devo allenarmi, e così per il resto del giorno sei a posto e ti senti più leggera. È stato infatti appurato che fare una routine con una breve sessione di esercizio fisico aumenta l'autostima, in quanto senti che hai le redini della tua vita in mano. Infatti inizi la giornata proprio dedicandoti a te stessa, al tuo bene e a qualcosa che hai piacere di fare, e non semplicemente di corsa perché devi andare. Certo, all'inizio può essere una cosa estremamente faticosa, ma ogni cambiamento richiede fatica, energia e un piccolo sforzo. Però per questo motivo ho deciso di lanciarti una sfida alla quale parteciperò io stessa. Quindi dal 14 al 19 dicembre ti aspetto in diretta per fare la nostra Pilates Morning Routine alle 7 del mattino per 15 minuti. Come funziona? Devi cliccare sul link che trovi nell'info box e iscriverti lasciando il tuo nome e la tua email. Riceverai così l'email di benvenuto alla sfida e riceverai dal 14 al 19 tutti i link delle dirette insieme a me. Attenzione, le dirette saranno su YouTube ma non saranno visibili a tutti, quindi se vuoi partecipare e sentirti davvero una guerriera devi per forza iscriverti, e anche questo è un atto di coraggio. Quindi ricorda, la determinazione te la devi costruire, non è sempre una dote innata. Mi raccomando, se sei determinata anche tu come me a migliorare la qualità della tua vita, ti aspetto il 14 dicembre iscrivendoti al link che trovi qua sotto. Un bacione!